E bella raga, qua è Samu Smash e oggi sono qui per portarvi God of War. Ragazzuoli, questo qui è il terzo video che faccio su God of War e che dire, attualmente siamo qui a Beiturgard, non so se si pronuncia così, però presumo di sì. Siamo qui infatti a Beiturgard e effettivamente missioni secondarie, raga, zero, finite tutte quante e dato che non so appunto che portarvi su questo gioco. Beh, dato che vedo appunto qui, su questo isolotto dei nemici, direi appunto di spaccare qualche cranio. E sì, divertiamoci un po' così facendo un bel po' di sano cazzeggio. Quindi andiamo subito addosso a questi Dragar. Aspetta, 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 ho fatto la cacchiata qui. Ma neanche troppo, neanche troppo perché qui, secondo me, appunto, mamma mia, buttato in acqua. Ok, allora facciamo attenzione. Però questi qua, raga, non sono nemmeno troppo forti, secondo me. Anzi, basterebbe fare di questo e anche di questo. E li abbiamo distrutti, anzi, disintegrati. Mamma mia, grandissimo Kratos. E dopo, raga, se ci cambiamo anche la runa, perché sto sempre usando questa runa. E effettivamente, sì, è forte, però ce ne sono anche altre che sono buone, assolutamente. Lui fatto fuori. E io a questo gli farei così, guarda, Ok, non prendo l'ascia perché pensavo di fare di questo. Vabbè. Sei bastardo, vabbè, eliminato, squartato, raga, aperto. Aperto come le finestre in estate. Formate un duo impressionante. Grande Mimir. Ci sono dei piccolissimi problemi tecnici. Io, ragazzuoli, quest'isola già me l'ero fatta per appunto ottenere un trofeo e mi sono setacciato appunto tutta quanta l'isola e purtroppo ci sono zero nemici, quindi ci tocca andare appunto da un'altra parte, in un'altra zona per trovare appunto nuove creature da abbattere. Quindi andiamo qui. Facciamo un po' di canottaggio con il nostro mitico spartano Kratos. Leviamoci un attimo dalle scatole perché sennò questo qui non ci mette nulla a comunque levarci un botto di vita. Allora, mamma mia, l'ho vista grigia? Vabbè. Si tranquillizzi lei. Questa l'abbiamo sentita tutta, però potrei fare di questo. Ok, vai con la nuova runa. Guardate se qui appunto ci andiamo a rimettere. Alla stragrande. Stiamo continuando. Direi discretamente bene. Vabbè, qua sono stato scemo io. Però a sto punto, Furia di Sparta, che ci sta tutta. Vai così, Kratos, fagli sentire la vera potenza di Sparta. E qui una bella pietra che sicuramente male non fa. È stato difficile. Atreus dice che è stato difficile, ma per me è stata una cazzata. Veramente, regà. Regà, ridendo e scherzando, io mi sono girato tutte quante le isole di Midgard e effettivamente non ho trovato altri nemici o altre creature da affrontare per questo video. Quindi, adesso che mi sono recato qui, nel ponte di Midgard, direi appunto di aprire questa porta e di andare in un'altra zona, in un'altra, come si chiama, regione, in un'altra regione. E pensavo appunto nella regione di Alfheim, che in video mi sembra di non averla mai portata. C'è anche, se non erro, Niflheim, però regà, effettivamente. Cioè, io lì ho preso il trofeo e poi mi va un po' a noia rifare quella cosa degli echi, perché comunque l'ho fatto mille volte e non è divertente. Quindi andiamo ad Alfheim e ci sta, vai così. Ottimo. Ok. Ah, a proposito, ragazzuoli, nel mentre che si fa appunto tutta questa scena fighissima e volevo dirvi che comunque io i video li porto 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Non potete sbagliarvi 3 volte a settimana in questi giorni e regà, mi raccomando, stateci quasi sempre perché comunque c'è da divertirsi e che dire, qui nel mentre si è sbloccato, quindi andiamo alla stragrande. Ottimo, e dai, apriamo anche questa porta e vediamo un po' ad Alfheim che cosa possiamo affrontare. Apriamo anche questa qui, logicamente. Va bene, va bene, vabbè, la zona me la ricordo perché comunque viene introdotta anche nella storia, quindi non è un problema. Però vediamo se tante volte c'è veramente qualche nemico, qualche. Mi ricordo che c'erano quelle apette stronze in God of War, questo God of War, che sarebbero praticamente. Gli elfi scuri, se non erro, erano gli elfi scuri. Io li chiamo apette perché, regà, mi viene da chiamarli così. Sono dei rompicoglioni. Eccoli qua, appunto, elfo scuro. Quindi non mi sono sbagliato.
Ok, alla stragrande, potrei fare tranquillamente così. Poi facciamo di questo e R3. No, 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 non me l'ha fatto più premere. Perché? Perché? Dannazione. Adesso sì, però adesso lo premiamo e lo mandiamo appunto a quel paese con la sua stessa stecca. Perfetto. Allora, Atreus, dove cacchio ti vai a infilare pure te? Potrei fare di questo, secondo voi? Sì, 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 sì. Perfetto, vabbè, sti due, una cavolata pazzesca. Ok, possiamo proseguire perché effettivamente qui non c'è nulla. E vediamo se troviamo qualche altro nemico da distruggere, assolutamente. Qui c'è sempre una gondola che male non fa. Ok, vediamo un pochettino. Vabbè, qui non mi sembra c'era nulla di particolare. Noi comunque facciamoci questa stradina. Perfetto, ho preso pure il vicolo cieco. E nel mentre che qui continuiamo a remare, volevo dirvi che comunque la scorsa settimana purtroppo non è uscito il video di venerdì. E di questo me ne dispiace molto, regà, perché comunque ci tengo che tutti e tre i video appunto escano sul canale durante la settimana, sempre nei giorni prestabiliti. Poi comunque ci sta che magari capita quella settimana in cui, che ne so, esce ipotesi trailer di Assassin's Creed Odyssey, e comunque ci faccio la reaction e la faccio uscire magari il giorno prima del giorno prestabilito, perché comunque magari è uscito di lunedì e io voglio far uscire la reaction di martedì, e ci sta. Comunque qua c'è sta un vicolo cieco, mannaggia le paperelle. E che dire, raga, io veramente per venerdì mi scuso, ma comunque su Instagram io avverto sempre, quindi seguitemi assolutamente su Instagram, lascio il link nella descrizione come sempre, come in ogni video. E nel mentre lì c'era un vicolo cieco, raga, io effettivamente non so dove andare adesso, perché ci si è aperto un mondo, ci si è aperto un mondo, raga. Io la conosco sta zona, però ci sono arrivato a caso, io ci sono arrivato a caso, vabbè. Boom, ma ci sta, ci sta. Ottimo, ottimo così. Io non pensavo nemmeno di arrivarci, mi sono perso nel chiacchierare e ci sono arrivato così, easy. Allora, approdiamo qui, in quest'isola, e vediamo se tante volte becchiamo qualche nemico marcio da far fuori. E già li vedo, già li vedo. Vai, scendi Atreus. Malmeniamo questo babbano. Allora, ci andiamo a mani nude, a sto giro? Mamma mia, proprio schiaffoni che volano. No, vabbè, raga, a sto giro ci andiamo, ovviamente, di mitiche lame del caos. So che probabilmente saranno meno efficaci contro i Draugr, però io adesso voglio andarci di lame del caos. Facciamo una bella combo, così, 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 e poi così. Vai, aspetta, alla stragrande. Vai così, perfetto. R3, eh? Raga, aperto come una vongola, si può dire? Intanto c'è lui che tenta di prenderci con quel martellone. Noi potremmo fare comunque una cosa interessante, tipo, aspetta, ok, perfetto. Oppure potremmo fare una cosa, ovvero, vabbè, è morto, raga, c'ha pochissima vita, volevo fare una mossa speciale, però niente, purtroppo niente. Va bene, e qui mi sa che non c'è più nessuno, potrei controllare ancora, ma effettivamente credo che non ci sia più nessuno. E vabbè, riprendiamo la nostra gondola e vediamo appunto dove arriviamo. Possiamo sbarcare, finalmente. E va bene, vediamo un pochettino dove possiamo trovare altri nemici, sempre ammesso che ci siano, io non ne sono sicuro adesso, raga. Beh, avendo controllato lì e avendo controllato anche qui, direi che l'unica porta buona è questa. Vediamo un po', va bene, me la ricordo perché comunque nel corso della storia già c'era sta zona, quindi dovremmo andare sotto, tecnicamente, e vediamo se troviamo qualcuno, ma non ne sono sicuro, raga. Vediamo, sto un po' andando a intuito. Il controllo del tempio agli alti chiari. Penso che la guerra sia finita. Almeno per un po'. No, Atreus. Gli elfi oscuri si sono sparpagliati. Ma altri verranno per guidarli. E sicuramente attaccheranno di nuovo. Temo che abbia ragione. Va bene, va bene. Loro nel mentre si sono parlati e sì, le apette nere, raga, sono delle bastarde, io l'ho sempre detto. Comunque, e che altro volevo dirvi? Ah, secondo me arriverà, non so quando, però secondo me comunque uscirà God of War 2. Cioè si sente che
deve avere un sequel sto gioco, secondo me ce lo avrà, un God of War 2 uscirà, non so quando lo presenteranno ma probabilmente è già in lavorazione, mi sembra di sì perché proprio Santa Monica stessa l'aveva detto che God of War 2 o il nuovo capitolo di God of War comunque è già in lavorazione, quindi ci sta perché comunque si sente già dal finale che serve un sequel alla grande, ma adesso non so se qui c'è sta qualcuno, raga, è mezz'ora che giro ma effettivamente non c'è nulla. Vuoto, vuoto totale. Kratos l'aveva massacrato tutti prima, probabilmente non hanno avuto il coraggio di respawnare. Avete visto con i vostri stessi occhi che io qui effettivamente non ho nulla da portare perché ho finito tutto quanto. Mi mancano 3 trofei che comunque sono dei collezionabili, raga, tipo per esempio Corvi di Odino. Ecco, mi mancano questi praticamente. E è tosta insomma portarvi questo gioco adesso che è proprio finito tutto. Cioè, fate conto, immaginatevi la mappa di gioco come la pelata di Kratos. Ecco, la mappa di gioco adesso è così. Ci staranno sì e no 3 capelli. Prima immaginatevi Kratos capellone, poi mano a mano che finivi le quest secondarie perdeva piano piano i capelli. Ecco, adesso è pelata. Ci stanno proprio 3 capelli come Homer Simpson. E quindi, che dire, io adesso non so quanto sarà durato questo video, spero il più a lungo possibile e che dire ragazzuoli, io come sempre vi invito a lasciare un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, Facebook ed Instagram trovate logicamente i link nella descrizione, mi raccomando soprattutto Instagram perché è importante per rimanere sempre aggiornati sul canale, e qui da Samus Mesh è tutto, bella raga!